Lucas Maina, capitano dell'Axe Group Latina Calcio a 5. Allora Lucas, stai recuperando dall'operazione all'appendicite. Abbiamo prima sentito in conferenza stampa i medici, il dottor Martini, due fisioterapisti. Potresti essere pronto per la prima di campionato? Sì, purtroppo ce n'ho sempre una, sempre mi capita qualcosa, sembra che la fortuna non sta della mia parte all'inizio stagione, però stavolta non dipendeva da me, mi è successo stando a casa, quindi l'appendicite viene così da sola, però farò di tutto per arrivare alla prima del campionato che è la cosa importante. Mo da lunedì posso cominciare, dopo un mese posso cominciare a fare attività fisica e piano piano, gradualmente, cercare di arrivare almeno a fare qualche minuto nella prima del campionato. È una stagione importante questa, una stagione dove l'Axe Group Latina Calcio a 5 deve riconfermarsi dopo il playoff dello scorso anno e dopo soprattutto aver dato fastidio al Pescara che poi ha vinto lo scudetto. Sì, sì, sicuramente credo che quest'anno sia importante tanto per la società, per ognuno di noi, lasciare il Latina sempre più alto possibile. L'anno scorso, vincendo la prima dei playoff col Pescara, abbiamo dato una grande impressione, poi ci mancavano due giocatori infortunati, importanti, e la terza senza 3-4 giocatori si tornava molto molto difficile, anche se abbiamo cercato di fare l'impossibile per, come ti ho detto prima, per lasciare il Latina il più alto. Quest'anno dobbiamo migliorarci, cercare di entrare in Coppa Italia. Penso che la società sta facendo le cose bene per darci questa cosa che ci manca, arrivare il più alto possibile. Sono arrivati giocatori importanti, no? Borca Blanco, Naldo, è venuto Corso che sta ancora arrivando, che ha fatto grandissime cose con la nazionale argentina. Te, Avellino, siete stati riconfermati, Battistoni, insomma, Terenzi, la squadra comincia a essere una squadra di un certo peso, insomma. Sì, sì, io credo che tanti giocatori che sono arrivati sono grandissimi giocatori, più Bacoli, Banana, i ragazzi Under 21 che veramente mi stanno sorprendendo, si stanno allenando benissimo con la prima squadra, che credo che è la prima volta che succede una cosa del genere, che si allenano alla pari, sebbene non hanno mai avuto l'opportunità di allenarsi, stanno un pochino indietro, diciamo, però si stanno allenando molto bene per avere almeno qualche minuto in questo campionato. Penso che la rosa è stata conformata da Luca Corbucci molto bene, Luca e il mister, no? E credo che si può far bene. L'appuntamento allora il 18 settembre, Lucas, con te, partita qui al Palabianchini alle 20:30 contro i Rieti. Sì, sì, aspettiamo un grande numero di gente come al solito, per farli divertire, cercare di fare il risultato e fare un bel spettacolo per la gente. Non volevo lasciare di ringraziare a tutta la gente che viene sempre a vederci, e un forte abbraccio a Ugueto Manzullo, che è venuto a mancare questi giorni. La Latina Calcio 5 sarà presente al funerale.